dove riusciamo a farci ingaggiare sostanzialmente, anche gratis ovviamente, e per farci le ossa. Però insomma la mia passione vera era la scrittura, quindi appena mi sono reso conto di aver raggiunto un buon numero di canzoni, le ho messe su una cassetta, quindi questo vi fa capire quanto tempo fa è successa, può essere successa questa cosa, e l'ho mandata a quella che era ed è tuttora il mio artista preferito. E la cosa incredibile è che dopo un po' di tempo squilla il telefono di casa dei miei genitori, e dall'altra parte c'era una voce che più o meno aveva questo suono: sono Pino Daniele. Immaginare la pantomima durata un buon 2-3 minuti, insomma, tu non sei tu, sì, sono io, non sei tu, sono io. E quando insomma è stato appurato, insomma, che era davvero Pino Daniele, insomma, ci siamo incontrati dopo un po' di tempo, e da lì, grazie al suo incoraggiamento e alla produzione delle mie prime canzoni, grazie a lui, è iniziato un percorso che quest'anno compie 30 anni. Carriera, insomma. È un momento di grande entusiasmo per quanto mi riguarda, pieno di creatività, non so da dove salti fuori, la gioia di fare questo lavoro so da dove arriva. E anche, ecco, come vi dicevo, anche da momenti come questi. E quindi comunque, insomma, in un disco che si chiama Tratta della storia vera e di una tournée che porta lo stesso nome, non potevo non dedicare una pagina, una stanza, con il grazie più grande che potevo immaginare di mettere in piedi per Pino. Nel disco e questa sera suonerò per voi una canzone tra le sue tante meravigliose che si chiama Lazzari Felice. Sarà
si sta.